questo momento in cui il male sembra così forte e così violento, in realtà è un momento che anticipa la sua caduta, cioè tutti quei disegni perversi di oppressione che vogliono schiavizzare e riportare l'umanità indietro nel buio del Medioevo in realtà falliranno. Assolutamente sì, ma io non avrei fatto 250 chilometri nelle condizioni, credetemi, nelle quali mi trovo oggi per perdere tempo. Io ho certezza assoluta, cioè tutto ciò che mi muove nella vita e che muove i miei figli nelle loro attività assolutamente laiche, ma loro sono credenti, da Funima International, l'attivismo sociale di Our Voice, la rivista antimafia, se non avessimo questa certezza, cioè se noi avessimo dei dubbi, ce ne andremmo alle Hawaii, ci divertiamo, almeno ci godiamo la vita, stiamo insieme, tanto non c'è niente da fare. Noi pensiamo che col nostro contributo, e spero il contributo di tutti i fratelli che ci ascoltano, noi possiamo fare la nostra parte nel cambiamento che certamente ci sarà. Cioè, ragazzi, io sono pronto a scommettere 2 euro contro la mia vita che ci saranno 2 eventi prossimi, ma non prossimi fra 200 anni, stiamo parlando dei prossimi 10 anni. Il contatto tra civiltà extraterrestre e il nostro è il ritorno di Cristo. Questi 2 eventi, possiamo scommettere qualsiasi cosa. Poi, se mi sbaglio che non sarà fra 15 anni, sarà fra 20 anni, ma anche che sarà fra 30 anni, che cosa cambia? Di fronte a migliaia di secoli di sopraffazione, di conquiste, di male, di dittature, cioè che io possa promettere che non passeranno 10-20 anni, dovreste tutti fare una festa da ballo. Ma si è sbagliato, ha detto nel 2030 e è stato nel 2040, allora che cambia? Come Eugenio che fece delle profezie e si sbagliò clamorosamente con le date, ma si stanno verificando oggi, allora che cambia? Si è sbagliato di 10 anni, 15 anni, ma l'uomo è ovvio che il profeta stesso è ovvio che può commettere degli errori di valutazione, anche io stesso, di cronologia, ma sono i fatti quelli che contano, e i fatti sono lì, di fronte a tutti. Fino all'altro giorno, negli anni 70, dicevano che eravamo dei pazzi squilibrati e ci devono arrestare, che non esistevano gli UFO. Adesso il Pentagono, la NASA, dice che esistono, e quindi se va avanti così, atterreranno, almeno ci daranno un risarcimento, no, Pier? Beh, il 22 dicembre dell'anno appena trascorso, 2023, forse uno dei peggiori presidenti americani, forse no, non lo so, Joe Biden, ha firmato una legge che esistono, che nero su bianco mette che le intelligenze non umane sono sulla Terra. Detto da quelli che hanno sempre osteggiato questa verità, voglio dire, siamo un bel pezzo avanti su questo tema. Tu lo sai perché ha firmato questo? Cioè, la vera ragione. La vera ragione è perché non essere dietro alla Russia. Perché temono gli Stati Uniti che la Russia possa ospitare gli extraterrestri. Cioè possa allearsi con loro. Più che allearsi, essere il territorio scelto. E quindi facendo questa comunicazione che arriva agli addetti ai valori. Ai lavori, sì. Ai lavori, scusa. Noi, ma che arriva a loro, siccome sanno benissimo l'etica di questi esseri, dice, beh, allora dobbiamo essere neutrali e quindi potrebbe essere il Centro America o il Sud America il luogo dell'atterraggio. Per questo l'hanno firmato, perché sennò avevano paura che scendessero in Russia. E quindi pur di non darla... Ma la corsa con la Russia è secolare, la certo. Corsa sulla Luna, la corsa alla conquista delle armi nucleari. Quindi sapendo che Putin ha un documento segreto dove riconosce l'esistenza degli extraterrestri, loro, dice, anche noi, quindi mettono in condizioni a loro di riflettere, ed è vero, condivido, gli extraterrestri non atterreranno né in Russia né negli Stati Uniti d'America, in un luogo neutrale, che non è la Svizzera, no? The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bon Giovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi.
l'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.